Oggi in visita a Rocca Gloriosa il procuratore emerito della Corte di Cassazione. Come mai questa sua visita? Ce ne vuole parlare, ci vuole raccontare? Se no copriamo l'audio. Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono stato procuratore generale della Corte di Cassazione, ora sono un pensionato e mi trovo qui in questa zona alla ricerca delle mie origini, nel senso che mio padre è nato nel 1895, era nato qui a Casalbuono, in questa zona, ma questa zona poi è per me molto cara perché collegata ad un familiare dalla parte di mia madre, un membro della famiglia Laudisio che era originaria di Sarno e che come me si è innamorata del Cilento e volle morire proprio qui nel Cilento. Mi riferisco all'arcivescovo Nicola Maria Laudisio, che fu un personaggio rilevante nella storia del Cilento. Legata alla rivoluzione dei moti del 23 e anche successivamente. Quindi una delle ragioni per cui io mi trovo qui e vado proprio alla ricerca dei luoghi che lui amava, perché lui era tra l'altro barone di Torre Orsaia, pari del regno, ed ha lasciato in questa zona tutti i segni della sua disponibilità verso gli altri, perché aveva creato una serie di monasteri, di istituti per di mense, di orfanotrofi. Quindi diciamo, lui era stato arcivescovo di Policastro e fu poi il propugnatore del dogma dell'Immacolata Concezione, cioè del più importante dogma della storia della Chiesa. Al tempo stesso a me interessa questa figura per la sorte che lui ha avuto nel suo paese di origine, cioè Sarno. A Sarno c'è una strada intitolata a un suo nipote, cioè a Raffaele Laudisio, che era un magistrato e che noi ritroviamo nel 1861, al momento dell'Unità d'Italia, come direttore generale del Ministero degli Interni che gestisce in prima persona il plebiscito. E quindi questo si pone, diciamo, in antinomia, in antitesi con la figura dell'arcivescovo che era stato sempre fedele al re, anche se era riuscito a mantenere sempre un equilibrio interessantissimo. Infatti, in molti paesi del Cilento ci sono ancora oggi delle strade e delle piazze intestate alla Nicola Maria Laudisio, ma nel suo paese di origine lo hanno dimenticato. È la storia che andò in senso opposto, evidentemente, senza che di lui si potesse dire che fosse stato l'ultimo, uno dei Gattopardi dell'Unità d'Italia. Grazie. Ma c'è anche un altro motivo che l'ha spinta a venire qui a Rocca Gloriosa, la passione per Totò. E beh, certo, da buon napoletano, io sono nato a Napoli e quindi diciamo, per me Totò è un mito. Ma la cosa curiosa è che mia figlia, che è sposata qui nel Cilento, anche diciamo, questo amore di persone, mia figlia è nata a Napoli, io mi considero napoletano, invece abbiamo questo grande amore per il Cilento. E fu lei che circa, credo, 20 o 25 anni fa, che mi parlò di queste origini cilentane di Totò. Io non ho elementi per confermare questo fatto, ma certo sì, sembra che così sia, e speriamo che sia così. Questo è un motivo di orgoglio per Rocca Gloriosa e che si lega poi con Napoli, quindi veramente qualcosa di veramente interessante. Bisogna capire se è leggenda o realtà le origini rocchetane di Antonio De Curtis, conosciuto come Totò.
Beh, insomma, diciamo, sarà leggenda o realtà, però è un dato che possiamo considerare storicamente. Oggi lei visiterà il Palazzo De Curtis, sede dei De Curtis, appunto, la famiglia di Totò. Comunque, certo che è una famiglia molto importante. Io sarei curioso, però, e quindi colgo l'occasione per dire. Io ho conosciuto a Napoli, ma moltissimi anni fa, un altro De Curtis, che era un professore, credo che sia ancora oggi professore di neonatologia, che è stato veramente un grande medico e un pioniere nel campo della neonatologia. Quindi probabilmente questa è veramente una famiglia molto molto importante in ogni manifestazione che affronta. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci.